Mister, non è stata una bella partita, alla fine si è decisa grazie a questo rigore. Sì, è una partita equilibrata, con due squadre che volevano assolutamente fare risultato e il rigore ha condizionato un pochettino il tutto, poi chiaramente per noi le due espulsioni sono finite, insomma. Però insomma, bisogna ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto, insomma, avevamo rischiato secondo me molto poco. Mi sembra che insomma, occasioni da gol da parte dell'Arezzo non ci siano state, pochi tiri in porta. E quindi niente, ti ha condizionato il rigore e hai perso la partita. Animi tesi in campo, sia all'inizio che durante che dopo la partita. No, ma quello una volta che finisce la partita finisce tutto, ci mancherebbe altro. È chiaro che è una partita sentita, sia da parte dell'Arezzo che mi sembra che abbiano detto da tempo che era l'ultima spiaggia e noi chiaramente volevamo fare risultato, volevamo continuare a fare dei risultati perché ancora non siamo salvi, dobbiamo lavorare per poterci salvare anche noi, dobbiamo fare dei punti, ancora mancano 9 partite, quindi cercheremo in tutte le maniere già da martedì prossimo. Avete protestato soprattutto sul rosso, sul secondo giallo per Boateng. Il rigore c'era secondo voi? Non lo so, sinceramente non lo so. Ho protestato sul secondo rosso perché mi sembra che l'arbitro inizialmente non aveva tirato fuori il secondo cartellino, poi con qualche protesta mi è sembrato e quindi quello ci ha dato un pochettino fastidio, però va bene, c'è problema.